Sono le 15.35 quando i primi corridori in fuga giungono ad Adrano. Jan Polans, Jacques van Rijsburg e Pavel Brut transitano per primi da via Vittorio Emanuele con un vantaggio di 2 minuti su Eugenio Lafaci e più di 6 sul gruppo Maglia Rosa, che comprende i big di questa 100ª edizione del Giro. Vincenzo Nibali e Nairo Quintana su tutti, favoritissimi per arrivare in Maglia Rosa a Milano. Adrano dunque accoglie la carovana rosa e lo fa con duelli di folla che hanno riempito le arterie da cui è passato il Giro nella quarta tappa di oggi, la Cefaluetten, ovvero via Vittorio Emanuele e via Cappuccini. Adrano dunque finisce sulla diretta Rai, così Francesco Pancani, la voce del ciclismo della TV di Stato sulla nostra città. Sono divisi i battistrada dal gruppo, dal passo dello Zingaro sulla occidentale Etnea, che si trova tra Bronte, da dove siamo appena passati, e Adrano. E dove stanno gruppo arrivando adesso con la testa della corsa, i 3 uomini che sono rimasti al comando. Adrano che, secondo uno studio scientifico, è stato identificato come il territorio più assolato di Europa e non a caso venne scelto di costruire proprio qua la prima centrale solare nel 1981, Eurelios, un progetto europeo con la produzione di un megawatt di potenza, una centrale che è stata chiusa nel 1987. Sta attraversando anche il gruppo Adrano, dove tra l'altro si sta celebrando il giubileo concesso da Papa Francesco per il 9° centenario della nascita di San Nicolò Politi, eremita della prima metà del 1100. Grande entusiasmo dunque per il passaggio del Giro per le nostre strade. Inoltre la direzione di corsa ha consegnato al sindaco di Adrano Pippo Ferrante una pergamena per aver aderito al progetto La Carovana del Giro. Una pergamena, eccola qua, che la facciamo vedere a tutti, la pergamena, eccola, che attesta il fatto che la carovana è stata proprio qui sulla nostra città, e quindi eccola qua, Adrano è stata grandissima ad ospitare la nostra caravana del Giro d'Italia, il Comune di Adrano. Grazie mille, grazie, è stato bellissimo. E dunque il Giro d'Italia ha fatto tappa, è davvero il caso di dire, ad Adrano. La direzione di corsa ha consegnato questa pergamena al sindaco di Adrano. Insomma, una bella emozione vedere i ciclisti che hanno attraversato le nostre strade. Una bella emozione e soprattutto una bella vetrina per la nostra città. Essere in diretta con Rai 2, questo ci consente di far conoscere meglio le bellezze del nostro territorio, e devo dire che gli adraniti hanno apprezzato questo evento, tant'è vero che c'era una presenza incredibile di cittadini che attendevano i ciclisti, quindi una bella soddisfazione, anche perché l'organizzazione che abbiamo messo in piedi in questi giorni ha funzionato. C'erano 109 accessi che dovevamo controllare, ci siamo riusciti grazie anche alla collaborazione delle associazioni, dei carabinieri, della polizia. Alla fine, voglio dire, abbiamo garantito quella necessaria sicurezza che in questi casi diventa indispensabile. Ecco, una vetrina non solo per Adrano, ma anche poi per il nostro comprensorio, in particolar modo per Sua Maestà Etna. Sì, senza dubbio, io penso che un paesaggio come quello che appartiene al nostro territorio esiste in pochi punti della nostra Italia. Mi dicevano, io ho partecipato direttamente, nel senso che ho visto la gara in diretta sulle strade. Chi ha visto la gara in televisione hanno anche ripreso il nostro Ponte dei Saraceni, quindi effettivamente noi abbiamo avuto una bellissima vetrina che solo il Giro d'Italia ci poteva dare. Lei è un appassionato di ciclismo, se sì, secondo lei chi lo vince questa edizione, 100ª edizione del Giro d'Italia? Mi dia un nome. Ma io
un appassionato di ciclismo, per modo di dire, nel senso che ogni tanto prendo la mountain bike. Io sono un amante dell'ambiente, quindi vado nei sentieri della nostra montagna. Io poco fa, prima che iniziasse il percorso su Adrano, abbiamo brindato insieme alla mia giunta e abbiamo brindato chiaramente ai siciliani. Speriamo che vinca un siciliano. Dunque Nibali. Mi pare giusto. Non solo Adrano, l'intero comprensorio si è regalato la vetrina della diretta Rai per il passaggio della quarta tappa del Giro d'Italia, la Cefalù Etna. Il giro oggi ha toccato tre province, le più importanti della Sicilia, Palermo, Messina e Catania. Il primo paese ad essere attraversato nel nostro comprensorio dalla carovana rosa è stato Bronte, con un traguardo volante. Da Bronte si è passati per Adrano e poi anche per Biancavilla, e anche qui è stato grande l'entusiasmo degli appassionati di ciclismo che hanno riempito Piazza Roma ancor prima del passaggio della carovana rosa. A Biancavilla, così come Bronte, è stato piazzato un traguardo volante sul Viale dei Fiori, tagliato per primo da Pavel Brut davanti a Van Rensburg e Jan Polans. Intanto siamo al traguardo volante di Biancavilla, dove transita al comando ancora una volta Pavel Brut davanti a Jan Van Rensburg e a Jan Polans della UAE Emirates. Il giro ha attraversato il rinnovato Viale dei Fiori, via Vittorio Emanuele, piazza Roma, via Umberto, Viale Europa, via Giacomo Matteotti, nuovamente via Vittorio Emanuele e per ultimo via Arti e Mestieri, prima di dirigersi per Santa Maria di Licodia, dove l'azienda Tremoretti dei fratelli Bonomo ha accolto il giro con questa simpatica scritta. Da Santa Maria di Licodia il giro ha raggiunto Nicolosi, dove è iniziata la scalata del Rifugio Sapienza, tra le bellezze paesaggistiche straordinarie del vulcano più alto d'Europa. Tra i fuggitivi a resistere è stato solamente lo sloveno Jan Polans, che arriva per primo sul traguardo laureandosi re dell'Etna davanti al russo Zakarin. I big si controllano a vicenda, il forte vento frena i tentativi di attacco. Nibali ci prova a 3 km dall'arrivo, ma viene subito ripreso. Staccatissima la maglia rosa a Gavi, nuovo leader della classifica generale il lussemburghese Bob Jungels. Domani quinta tappa con partenza da Pedara e arrivo a Messina, città dello squalo Nibali.